quale, a questa domanda. Nel libro tu fai un riferimento a paragoni il diluvio delle informazioni di Wikileaks a diluvio che c'era stato nel 1971 con la guerra in Vietnam, no? Qual è la differenza però con la guerra in Vietnam? Questo diluvio ha però smosso molte persone, e questo ha creato poi, come dicevi te, l'esercito americano che andava con un braccio legato dietro. Ora questo diluvio non sembra portare alla stessa attenzione l'opinione pubblica di quello che accade nelle guerre oppure anche nelle nostre vite quotidiane. Qual è secondo te la differenza? Allora, è vero, cioè il pubblico è molto più cinico, i lettori sono molto più indifferenti, la società è cambiata profondamente, la società negli anni 70 era parecchio attenta alla politica, partecipava, aveva un atteggiamento diverso, però io credo che nonostante questo non è vero che non sia successo niente, non è vero che queste cose siano cadute, queste informazioni siano cadute nel nulla, non è vero per due ragioni. Uno, perché comunque questi documenti continuano ad essere, i lettori continuano a cercarli, continuano a chiedere, quindi non è vero che c'è un'indifferenza, è vero che la reazione, la politica ha cercato di lasciar cadere, lasciar passare, perché io credo che la politica sia terrorizzata da questa rivoluzione, cioè ormai è arrivato il messaggio che qualsiasi persona che ha accesso, qualsiasi persona all'interno che ha accesso a documenti può farli filtrare, cioè no, è finito il monopolio dell'informazione, monopolio di quelli per cui c'erano 5 giornali, se non te li pubblicava uno dei 5 eri finito. Cioè oggi hai un sito web, ci spari qualsiasi informazione, poi viene il problema se quell'informazione è credibile, se è vera, chi ce l'ha messa, eccetera, però il monopolio del controllo dell'informazione è finita e questo terrorizza, secondo me, la classe politica, terrorizza perché capiscono che le barriere non reggono più, gli argini non reggono più, uno. Due, non è vero che queste informazioni sono cadute nel nulla, perché dopo Manning, che ripeto si è preso 35 anni di prigione, è arrivato Snowden, che ha rivelato cose ancora più gravi di quelle che aveva rivelato Manning. Quindi non è, cioè, per quanto possano aver terrorizzato, per quanto possano aver fatto pressione, per quanto possano aver detto guarda, azzardati a farlo e la tua vita è rovinata, distrutta, hai finito qui. Per quanto possano aver fatto questo, e con Manning l'hanno fatto perché è chiuso dentro una prigione per 35 anni, c'è stato chi ha avuto il coraggio di farsi avanti e rivelare cose ancora più pesanti, e non è finita, io non credo che sia finita qui, io non credo che sia finita e non credo e non vedo come lo possono fermare questa cosa, come la fermi? Cioè comunque qualunque istituzione per poter lavorare deve avere uomini che hanno accesso ai documenti e si deve poter fidare, perché che altro fa? Gli manda uno con la pistola puntata che guarda che documenti preleva? No, è infattibile, non si può fare, no? Nel mondo, la realtà americana, poi nella realtà del Pentagono, che questa macchina da guerra enorme, mostruosa, no? Questo è impossibile. Perché è impossibile? Ci sono, sapete, negli Stati Uniti ci sono oltre 5 milioni di persone che sono autorizzate a accedere a informazioni segrete. 5 milioni, come li controllate 5 milioni di persone? Che fate? Gli mandate due guardie per uno in modo da vedere che fanno, che documenti prendono e se li portano via, se li danno a qualcuno, se li vendono? Non c'è modo, no? Ma al di là di quello che fa il Pentagono, al di là di questo, io credo che sia finita anche per altri. Perché qualsiasi, ripeto, per qualsiasi amministrazione, per qualsiasi realtà che deve lavorare con informazioni sensibili, e comunque deve avere degli uomini che hanno accesso a queste informazioni sensibili e deve potersi fidare di loro, non c'è altra cosa. Che altro possono fare?
E allora ci sa, il rischio che ci sia qualcuno che li tira fuori questi documenti e che li fa arrivare a un'organizzazione come Wikileaks che ha il coraggio di pubblicarli, perché, ripeto, avere l'informazione è nulla se poi non hai il coraggio di pubblicarle. Dopo la pubblicazione dei documenti sulla guerra in Afghanistan, Wikileaks non si è fatta intimidire, ha pubblicato anche quelli sulla guerra in Iraq, nonostante tutte le minacce. Se fosse stato un giornale, no? Sarebbe stato spaventatissimo dalle cause legali, distrutto economicamente dalle cause legali, e quindi avrebbe avuto la paura di dire: che facciamo, pubblichiamo o andiamo alla rovina economica? No? Quindi il problema non è avere i documenti, il problema è poterli pubblicare, avere il coraggio di pubblicarli e di affrontare le conseguenze di quello che accade dopo. E io credo che stiamo andando verso una società dove veramente fermare questo sarà difficile, per fortuna, perché almeno cambierà qualcosa, perché solo l'informazione, solo la conoscenza può cambiare. Una delle cose che mi ha colpito era che sono un gruppo di giovani che vogliono cambiare il mondo con le informazioni, non con la violenza, non come le bombe, non con gli attentati, con le informazioni. Qualcun altro ha qualche domanda? Se no io continuo con... Ma in Italia non è successo niente, cioè, di tutto il marcio che abbiamo noi nessuno ha pubblicato niente, nessuno ha rivelato niente, a quanto pare. In che senso? Di tutti i segreti che sono citati nella presentazione di questa sua iniziativa, i segreti delle stragi, i segreti di tutti, cosa è stato pubblicato, cosa è uscito? Allora, rispondo. Come Pasolini, io so, ma non ho le prove. Siamo sempre... Allora, di documenti, Wikileaks ha rivelato una certa classe di documenti che non sono quelli sulle stragi. Tutti i documenti che ha rivelato sulla guerra in Afghanistan, guerra in Iraq, i segreti della diplomazia, i file di Guantanamo, abbiamo pubblicato tutto, personalmente ci lavoro solo io. Abbiamo pubblicato tutto, tutto quello che riguarda l'Italia, che sta nei documenti, nei cablo, sta qui dentro, tutto. Non ci sono documenti sulle stragi, questo purtroppo speriamo che arrivino, ad oggi non ci sono. E guardate che io credo, che io personalmente sono convinta che l'unico modo di far uscire quei documenti sia che qualcuno prenda il coraggio a quattro mani e gli si assume la responsabilità di farli uscire. Perché io non credo assolutamente che possiamo sperare che i nostri servizi, il COPASIR, chi è, chiunque sia, che per 50 anni hanno coperto, hanno depistato, hanno negato l'accesso a questi documenti, ci possiamo fidare di questa gente? Hanno promesso, adesso hanno promesso che li dissecreteranno, ma che affidabilità ha questo procedimento di desecretazione? Se a supervisionarlo sono gli stessi che per 50 anni li hanno negati alle famiglie e all'opinione pubblica. Cioè, come ti puoi fidare che ti diano tutti i documenti, che non te ne diano una parte, che non te ne diano una parte censurata? In che modo lo puoi verificare? Solo dall'uscita non autorizzata dei documenti, secondo me, si può veramente sapere, si può veramente ricostruire la verità, non quando l'informazione è controllata dagli stessi controllori, cioè un cortocircuito, un testacoda tra controllato e controllore, che non è ammissibile, non funziona così la democrazia. Buonasera. Senta, un giornalista per certi versi è un po' come un investigatore, no? Perché va a approfondire, deve discernere fra ciò che è vero e ciò che non è. Quella che è stata la sua esperienza, vorrei la sua impressione, da questi indizi, no? Queste prove parziali, si scorge a suo avviso una regia, un quadro generale con degli equilibri di potere che magari possono essere cambiati rispetto a quello che era anche 10 o 20 anni fa? È possibile, e questa è un'altra domanda, che una parte di queste informazioni, che sono informazioni di un certo spessore, cioè non tutti al Pentagono hanno accesso a
tutta quella mole, magari solo una parte, perché poi anche sono stato anch'io militare, avevo un piccolo ruolo nella NATO, quindi so un pochino a livello basso come erano i permessi di sicurezza, sono per pezzi, no? Anche sì, sono compartimentalizzati. È chiaro, no? Quindi avere tutta quella mole di dati lì ci vuole o qualcuno molto in alto o una collaborazione fra vari fondi. Non è possibile che siano state fatte filtrare anche volutamente, magari da fazioni opposte, che dietro le quinte si contendono, non si sa bene cosa. Ecco, volevo una sua visione d'insieme. Grazie. Allora, lei se ha lavorato in ambito militare, lei sa sicuramente che è vero che l'informazione è compartimentalizzata, no? Tu devi, puoi accedere a questo pezzettino che ti serve per il tuo lavoro, però non a questo pezzone, perché non ti, queste cose non ti servono per il tuo lavoro e quindi io non te li faccio conoscere. Funziona così, no? Però che è successo? Che dopo l'11 settembre è successo che c'è stato un grandissimo dibattito all'interno della comunità dell'intelligence nel Pentagono, perché è venuto fuori che c'erano tantissime informazioni che però queste agenzie, ogni agenzia se le teneva strette per sé e non le aveva condivise con le altre agenzie, perché voi sapete che il Pentagono, la CIA, la NSA sono tutte agenzie, ognuno si difende la sua fetta di potere, la sua fetta di segreti, e è gelosa nel senso che non la condivide con le altre agenzie. Quindi dopo l'11 settembre c'è stato un processo di grossa messa in discussione di questa suddivisione delle informazioni e si è arrivata alla conclusione che bisognava cambiare l'accesso alle informazioni. Quindi quello che ha reso possibile la rivelazione di questi documenti, per esempio di Manning, è stato proprio questo processo di dire: allarghiamo l'accesso alle informazioni a più persone, perché queste persone per lavorare sul campo devono poter condividere altre informazioni. Se le informazioni stanno così segregate, ci sono tante informazioni che non circolano. C'era tanta informazione per esempio su Al Qaeda prima dell'11 settembre, ma non è stata presa in considerazione perché non è stata condivisa, non è stata, chi l'aveva, l'FBI non la divideva con la CIA non la divideva con la NSA, quindi ognuno aveva un brandello, però nessuno poteva fare il quadro perché queste informazioni erano spezzettate. Quindi dopo l'11 settembre c'è stato un grosso dibattito di dire: cambiamo l'accesso, rendiamo questa informazione meno compartimentalizzata e favoriamo lo scambio. Quindi anche persone nell'intelligence come era Manning, che non era a un livello altissimo, aveva accesso a un volume di informazioni incredibilmente grande. È questo che lo ha reso possibile, che non era possibile prima. Oggi infatti si pensa di andare indietro e di dire forse abbiamo allargato troppo, ritorniamo a come era prima, a fare in modo che ognuno abbia il suo pezzettino che gli serve e poi basta. Però anche questo è controverso, perché se si torna indietro poi si rischia di fare come, ecco, con l'informazione di Al Qaeda, ognuno aveva il suo pezzettino però nessuno aveva il quadro generale. E è questo che dico, non si sa come, se per questo io dico che ci saranno altre rivelazioni, altre fughe di documenti importanti, perché non c'è modo di fermare questa cosa. Bene o ma comunque voi la pensiate su questo fatto, c'è chi è a favore, c'è chi, io personalmente sono a favore, perché ripeto, io credo che noi abbiamo il diritto di sapere cosa fanno i nostri governi in Afghanistan, in Iraq, con i nostri soldi a nome nostro. Noi abbiamo assolutamente il diritto, in una democrazia non è ammissibile altro, non è ammissibile un'altra che l'opinione pubblica non abbia queste informazioni, non è ammissibile. Quindi io personalmente sono a favore di queste cose, lo dico, e non solo sono a favore anche appunto dell'uscita dei documenti sulle stragi, sulla trattativa Stato-mafia. Io spero che ci sia una fuga di notizie, perché è l'unico modo, non c'è altro modo in Italia come altrove.
Non c'è altro modo, non c'è da sperare che qualcuno ti conceda questi documenti. Ma chi te li concede? Quelli che hanno interesse a nasconderli? Quelli che hanno depistato per 50 anni? Non hanno interesse a farteli vedere, a farteli leggere. Solo la rivelazione non autorizzata. Io so che questo è, dico, qualcosa che è imputabile di un reato, no? Istigare a dire fateli uscire. Però io sono convinta di questo. E guardate che c'è anche chi lo dice nel mondo. Qualche giorno fa il Guardian, il giornale, un importante giornale londinese, ha pubblicato un articolo che in Italia sarebbe stato impensabile. Ha detto, guardate, c'è un rapporto che ha fatto la Commissione del Senato USA sulle torture fatte nel nome della guerra al terrorismo. È un rapporto di 6.300 pagine in cui ci sono cose scioccanti al massimo, cose inaudite. Ok? La Commissione del Senato ha indagato sulle torture e ha compilato questo report di 6.300 pagine. Questo report, che è costato 40 milioni di dollari e 4 anni di lavoro, nessuno mai saprà che cosa contiene, perché non lo voglio, il governo americano non lo vuole far uscire. Ora pare che ne faranno uscire 400 pagine, e chi è che seleziona le 400 pagine? La CIA, che ha fatto le torture, capito? Allora, qualche giorno fa il quotidiano londinese Guardian ha pubblicato un pezzo di commento in cui diceva: l'unico modo in cui potremo leggere quel rapporto è che qualcuno prende il coraggio a quattro mani e lo fa uscire. Voi avete mai letto un giornale italiano che scrive queste cose? Non lo scrive nessuno, non lo dice nessuno, nessuno si azzarda a alzare la voce e a dire queste cose, nessuno. Ok? Nessuno. E infatti ecco come siamo, che dopo i 50 anni ancora speriamo che ci desecretano i documenti sulle stragi di Piazza Fontana, dell'Italicus, eccetera. Siamo messi così. Anche quelli che proprio della magistratura, dico, moltissime si sono dovute fermare per segreto di Stato, ma anche qualcuna proprio impensabile, che nessuno si immaginava che fosse stato così. Mi chiedo, a nessuna forza politica che lei sappia è mai venuto in mente di cambiare questo blocco? Cioè, il segreto di Stato può essere modificato tramite una legge, tramite una procedura qualsiasi a livello politico? C'è stata mai nessuna forza politica che l'ha promosso questo cambiamento? Allora, sul segreto di Stato l'Italia, il nostro paese, è intervenuto tante volte, ma non mi sembra che ci siano stati miglioramenti di sorta, perché di fatto la situazione è rimasta immutata. Non solo, a gennaio la Corte Costituzionale, la Suprema Corte, qui la Corte Costituzionale, lo ripeto per scrupolo che cos'è, lo sottolineo per scrupolo che cos'è, è la Corte che dovrebbe presiedere, dovrebbe proteggere i valori della Costituzione. Ebbene, la Corte Costituzionale ha sentenziato, con una sentenza che è passata quasi inosservata ai giornali, ha sentenziato che nel processo ai nostri servizi per il rapimento di Abu Omar, la magistratura non ha il diritto di utilizzare certi documenti perché sono coperti dal segreto di Stato. Allora, quello che a me sciocca, che io trovo scioccante, è che praticamente la Corte Costituzionale ha sentenziato, di fronte a un rapimento di una persona sul suolo italiano, no? Una roba da Cile di Pinochet. Nel Cile di Pinochet succedevano queste cose, che nel mezzo del giorno venivi preso, caricato su un furgone e sparivi nel nulla. Succedeva lì, no? Tutto questo è successo a Milano. Ebbene, la Corte Costituzionale, che deve difendere i diritti costituzionali, ha sentenziato che gli accordi di intelligence tra la nostra intelligence e l'intelligence americana sono prioritari rispetto ai diritti, appunto, della persona
che è stata sequestrata. Cioè, e nessuno ha scritto un commento, nessuno si è scandalizzato. Cioè, ripeto, io posso capire il muro di gomma, no? Che dice, vabbè, il processo finisce nel nulla perché hanno accomodato, ma che la Corte Costituzionale sentenzi che gli accordi di intelligence sono prioritari rispetto ai valori costituzionali, è una cosa da far rabbrividire. E non è successo niente, ma guardate, non succede mai niente, non succede mai niente, no? È questo che è angosciante, cioè che... non è l'omertà, è che si sta perdendo veramente il senso dell'importanza delle nostre libertà fondamentali. L'importanza delle libertà... Guardate, qualche mese fa la Corte Europea di Giustizia ha sentenziato che la raccolta, ad esempio una delle cose... La raccolta dei nostri dati telefonici e internet, voi sapete che oggi tutti i vostri dati, tutti i miei, i vostri, tutti, vengono raccolti e tenuti per 2 anni. Quindi se c'è un'inchiesta, qualsiasi cosa, che fa il giudice? Prendi i tuoi dati telefonici e internet e non ti puoi opporre. Per 2 anni hanno il diritto di prenderli e di utilizzarli per l'inchiesta, per quello che volete. Allora, ad aprile la Corte Europea di Giustizia, dopo il caso Snowden, ha detto no, questa direttiva non è valida, perché una democrazia non può sorvegliare 60 milioni di cittadini, deve sorvegliare quelli che vanno sorvegliati. Il mafioso, sì, mafioso è mafioso, quindi va bene, il terrorista, ok, ma non 60 milioni di cittadini. Quindi è stata resa invalida da aprile. Da aprile ad agosto è successo nulla in Italia, nulla. Ne parla qualcuno? No. Ma è così, è così. Cioè queste sono libertà fondamentali. Guardate che quello che... Cioè la direzione che stanno imboccando le nostre democrazie è inquietante, no? È il valore primario, il valore più importante è la democrazia, no? Alla fine è quello. La strada che stanno imboccando le nostre democrazie è inquietante, perché stiamo andando verso una forme di governo che hanno veramente poco di democratico. Se voi pensate appunto a quello che sta succedendo in America, arriva un drone, ti ammazzano senza avvocato, senza sapere perché ti hanno ammazzato. Dice sì, però succede in Yemen. Sì, succede in Yemen, ma è una persona, no? Non è una roccia o un fiore, sì. E poi, prima o poi succederà qui, boh, non lo so, perché qui con il nome del terrorismo si stanno allargando sempre di più, si stanno veramente prendendo, intaccando sempre di più le libertà, no? Ti voglio fare questa domanda. C'è un bellissimo album dei Radiohead, Ok Computer. In una di queste canzoni il cantante racconta una giornata tipo, da quando uno si sveglia a quando uno va a letto, e la racconta in una maniera così opprimente che si ha l'impressione che a volte la vita, se non c'è qualcosa che ti stimola, diventa una cosa banale e di un giorno che segue l'altro, no? Certo. C'è una frase del tuo libro che ricorda un po' questo passaggio, almeno mi ha ricordato questo passaggio, quando tu scrivi: il cavolo non lasciano dubbi su quanto sia corto il guinzaglio della nostra democrazia. L'idea, almeno così, l'impressione che ho avuto è che tutto questo controllo renda la nostra vita poi una sorta di una vita abbastanza banale, monotona, se non stiamo attenti a come la viviamo. Questo guinzaglio, ti volevo chiedere secondo te come si può allungare, o almeno se non tagliare. Allora, il guinzaglio è riferito al nostro paese, perché nei documenti è chiaro che noi siamo, cioè che i nostri governi hanno non hanno scrupoli a svendere i nostri a svendere le no, qualsiasi a non difendere i nostri interessi, cioè i documenti non lasciano dubbi
che qualsiasi cosa chiede la diplomazia americana ai nostri governanti, i nostri governanti sono completamente proni e pronti a concederla, cioè, ma a livelli imbarazzanti, veramente imbarazzanti. Ma nel libro sono riportati tutti i fatti precisi, che ve ne potrei citare tantissimi, e veramente è imbarazzante, cioè del tipo quando gli Stati Uniti vogliono fermare i magistrati che indagano sul rapimento di Abu Omar a Milano, cioè che fanno? Prendono, vanno da Enrico Letta e gli dicono che quell'indagine è molto dannosa per i rapporti, è estremamente dannosa per i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia. Enrico Letta non è che dice, ma come, insomma, questi sono, è un nostro affare nazionale, la nostra magistratura fa le indagini che vuole. No, gli dice, parla con Mastella, parla con il ministro della giustizia Mastella. E così quando viene ammazzato il funzionario del SISMI a Baghdad, Nicola Calipari, no? E gli americani dicono, noi non vi diamo una commissione d'inchiesta paritaria, noi vi diamo una commissione come quella del CERMIS, che infatti non è arrivata assolutamente a nulla, no? La strage del CERMIS in cui gli aerei tranciarono quei cavi e morirono le persone nella funivia, e nessuno dice nulla, nessuno dice, ma noi abbiamo il diritto di sapere come è morto un servitore dello Stato, cioè questo è andato a Baghdad, ha difeso, è andato lì per, ha salvato la vita a una giornalista, ha dato la vita per il suo mestiere, cioè abbiamo il diritto di sapere che è successo, perché è stato ammazzato, no, non glielo dicono, e fanno finta, si stanno lì a fare quella mascherata che è la commissione che non arriva assolutamente a nulla. E questo è il guinzaglio della democrazia, che la nostra classe politica è assolutamente disposta a concedere qualsiasi cosa che gli Stati Uniti chiedono, ma in modo imbarazzante, veramente imbarazzante. Assolutamente, e ne abbiamo le prove, cioè mentre prima in passato potevamo sospettare che queste cose dietro le quinte accadessero, la bellezza, cioè l'importanza di Wikileaks è proprio questa, che abbiamo le prove, nero su bianco scrivono, nero su bianco troviamo nei documenti rivelati che erano segreti e che sono stati rivelati a Wikileaks, nero su bianco troviamo nomi, cognomi, fatti precisi, e quindi non è che ce li immaginiamo, però forse non è vero, però chissà che succede. No, c'è, e come? C'è la prova provata. E questa è la cosa, la novità, no? Pasolini diceva, io so ma non ho le prove. No, qui hai le prove, qui hai nomi, cognomi e fatti precisi. Se li sono inventati? Vuoi dire che si sono inventati tutti questi fatti?